Boyer è un libro che ci sono dei testi ultra produttivista, ultra ma quando nel nostro avete c'era una risorsa di tecnologia che ci divertiva lei aveva scritto un articolo per la nostra rivista allora non sapete non siamo informatici se secondo me sono altri domani contro l'idea di lavoro fine a se stesso per la realizzazione del gioco di ricordo c'è una parte di noi una parte di cosa noi ma lui ha convinto prima degli altri ha fatto un passaggio era il vestito della canale e sarebbe più convincente il cassettino o altri è un altro gioco la teoria dell'amore in cui l'amore libero contro gli schemi prestabiliti l'autore è difficilmente classificabile comunque Fourier. Marx lo critica duramente ad esempio ma c'è un'elevazione sì valorizza l'idea del gioco però alla fine è un utopista per Marx è un po' certo, un autore, l'idea del palaustero. Un italiano Calvino si era occupato di questi testi. Marx, ad esempio, verso Fourier è particolarmente critico, però in Fourier c'è molto l'idea del sociale, comunque la comunità, il palansterio, questa dimensione. No, lo prende un po' in giro per l'idea del gioco soffistico, il lavoro come gioco. Cioè, nei Grundrisse mi ricordo dei passi di Marx che sembrano un po' schernire l'idea del gioco che sostituisce il lavoro. Ma la medicina cosa anche i consigli e poi questo si è fatto decisamente sulla forza si farà la società comunista si farà il tipo di terapio due ore al giorno poi si farà nell'ideologia tedesca questo è tipicamente fulgeriano infatti Marx spesso critica gli autori in maniera radicale e poi metabolizza molti punti. In l'ideologia tedesca questo tema di Fourier metabolizzati come anche l'idea degli individui che producono è un'idea che Marx deriva da Max Stirner che pure critica radicalmente. Per esempio Max Stirner è un autore decrescista oppure no? Lo si può considerare? Sono tutti autori che bene o male sono stati offuscati dall'ombra di Marx questi, che li ha un po' fatti passare in secondo piano, ma andrebbero invece ristudiati sicuramente. Più convincente Pacchinene è Udo. Per me non è la prima certo, certo. Però anche Bakunin e Proudhon sono stati massacrati da Marx, contro Proudhon c'è la miseria della filosofia, contro Bakunin Marx scaglia delle parole durissime. Contro Bakunin sono ragioni di strategia politica e per l'internazionale. Certo. Da riscoprire e mi fa piacere pensare che Fourier sia stato riscoperto in chiave decrescista in questa collana diretta da Serra Fusce. Anche un modo però
No, volevamo anche grazie. Volevamo aiutare i socialisti e i marxisti. C'era questo che si è fatto con la casa di tutti e questa casa di tutti aveva fatto una presentazione ma un'opera non tradotto in francese di William Morris, una conferenza come Poi mi è piaciuto questo piccolo libretto, ho detto ma se vedi questo modello potremmo fare una parola di allora abbiamo parlato eccetera e allora per questa cosa non si è fatto subito, non potete, hanno fatto subito un libro di William Morris quello della quella là non lo scriverò io, ho già fatto questo, sarà un altro che lo farà e allora si deve trovare abbastanza velocemente un altro socialista è venuto curioso a questa ragazza. Anche Pasolini c'è nella collana, mi ha colpito. Pasolini è un marxista eretico, corsaro, avete scritto corsaro. Però diceva del marxismo che era l'unica ideologia che lo teneva legato alla realtà anziché farlo allontanare dalla realtà. È interessante la sua rideclinazione del marxismo contro lo sviluppo, quindi a se stesso, contro il progresso tecnico. Le porto una polpetta. Niente. Ci sto. C'è la Macedonia dopo.